Jacob è la muffa mangiona. Sifonaptera o pulce comune? Io non vedo niente. Eppure qui dentro ce ne sono due. E pensa, la femmina può deporre fino a 50 uova al giorno. Quindi per l'esposizione di scienze ne avrò centinaia. Ho letto che nel giro di soli 3 mesi una coppia di pulci può avere la bellezza di 20.000 piccoli. Mia madre dice che sono troppi e che non li vuole in casa. Tu hai deciso che cosa preparare per scienze? No, non ancora. Voglio chiedere a mio padre di aiutarmi. Fossi in te non ci conterei. Il papà e la mamma vanno via per qualche giorno, te lo sei scordato. Oh, caspita. Sarà Marfa a badare a noi. E lei è cattiva. È per questo che abbiamo fatto scorta. Eh sì, di giornalini e caramelle. Resteremo in tenda finché non sarà finito tutto. Tutto cosa, tesoro? Niente. Non è ancora arrivata? Chi? No, non ancora. Chi? La babysitter. Quindi non sarà Marfa a badare a noi? Stavolta abbiamo deciso di prendere un aiuto esterno. Evviva! Allora chi è? La conosciamo già. Oh no! Non può essere. Invece sì! Sono arrivata, tesorini miei! Saremo con la zia Tifo tanto bene! Noi andiamo e mi raccomando, fate i bravi con la zia. D'accordo! In fondo è solo per pochi giorni. Non fate quella faccia. Chi vuole un gustoso centrifugato che fa tanto bene? Ciao! Divertitevi e non preoccupatevi per noi, ce la spasseremo alla grande! Come siete cresciuti? Erano secoli che non vi vedevo, siete una gioia per le orecchie! Forse volevi dire per gli occhi, una gioia per gli occhi. Questo è un succo di barbabietola ipervitaminico ipocalorico che fa tanto bene! Bevetelo! La chiamiamo zia, ti fa tanto bene perché è fissata con la salute. Con lei è come essere in prigione, una prigione vegetariana. Consegna doni! La tua passione, Daniel! Olio di fegato di merluzzo ad altissimo contenuto di vitamine A e D. E ricordati che... Niente stereo finché ci sarai qui tu. Danneggia l'udito. Limite massimo di 5 minuti per... Ogni telefonata. E niente internet mi danneggia la vista. Esatto. Che cosa nascondete? Oh, delle porcherie che vi riempiono di carie i denti e giornaletti che vi rimbambiscono? Da oggi niente dolciumi, né bibite, né giornaletti, né videogiochi. Provate piuttosto il filo interdentale all'aroma di broccoli. Tieni, Emma, prova il filo interdentale all'aroma di broccoli. Mille grazie. Oh, Jacob, non mi sono scordata di te. Come stai, mio bel cucciolino? Non sono più un poppante. Giusto, hai ragione. Che sciocca, sei un ragazzo grande adesso. Per questo ti ho portato un bel libro. I 3 coniglietti rosa vanno a scuola. Grazie, è bellissimo. Salve! Lo sa che il mio vicino di casa fa il pilota d'aereo? E io ho le pulci, vuol vederle? Oh, ciao, Buford! Vai a casa tua! Va bene, ci vediamo! Perché l'hai mandato via? Niente visite dopo le 5 del pomeriggio! Che cosa diavolo è quell'affare? È per l'esposizione di scienze, è il modello della struttura di un cristallo. Bello, eh? Oh! A che punto sono le mie farfalline operose con i loro compiti a casa? Probabilmente volevi dire api, zia. Api operose. Oh!
Jacob, quella non è gomma da masticare, vero? Certo, sto facendo un modello... Oh, zia! È un ricettacolo di pericolosi batteri, ecco che cos'è! Deve sparire! Ma zia! Perché non fai una divertente ricerca sul sapone? È una cosa pulita e salutare! Zia! Per premio, quando avrete finito i compiti, vi farò un buon frullato sano e genuino! Ah. Sì. Questo è un incubo! Voglio svegliarmi! Ho bisogno di un'idea per il progetto di Scienzi. Potresti mettere dei ragni nel letto della zia e poi vedere se urla così forte da spaccare i vetri. Oppure potresti metterla su una mongolfiera e soffiare nel pallone. Basta con gli scherzi, così non mi state aiutando. Qualcuno la spenga. Forza ragazzi, svelti, tutti in piedi, il mattino all'oro in tasca. Si dice in bocca, il mattino all'oro in bocca. Che allegria sentire una cornamusa di primo mattino, vero? Forza, ora fate 900 salti sul posto. Se pensi che ci mettiamo a fare 900... Che cosa c'è? Non mi ero ancora accorta che avessi i capelli così lunghi. Ti ci vorrebbe una bella rasata, eh? E uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette, e otto, e nove, e dieci. E poi ci ho fatto fare 900 salti sul posto. 900? Vraiment? Così mi hanno detto. Io continuavo ad addormentarmi. Finito. Una volta asciutto, il mio vulcano sarà fantastico. Erutterai la piglia e la cenere come un vulcano vero. Ganzo! Io non ho ancora deciso cosa preparare. Le mie pulci sono fenomenali. Saltano a 150 volte la lunghezza del loro corpo. Voglio costruire una piscina tutta per loro. Una piscina per delle pulci? Sì, così oltre al salto in lungo fanno anche nuoto. Ma le pulci non sanno nuotare. Glielo insegnerò io. Con sei zampe pensa come andranno veloci. Due! Incredibile! Scandaloso! È tutta colpa mia, è tutta colpa mia! È stato un incidente, è stato un incidente! Ma prima la cornamusa e poi tutti quei salti! State certi che troverò una punizione tutta speciale, molto severa e super faticosa per voi tre. Non avete scampo! Che c'è? Nei bagni c'è una cosa verdastra, viscida e molto, molto puzzolente. A quanto pare la muffa ha colpito ancora. Leo, come mai te ne vai proprio adesso? Ecco, vede, io devo andare perché ho una lezione di pianoforte. Non vorrei dirmi per caso che hai paura di un piccolo fungo tossico. Paura? Terrore! Mi è venuta un'idea davvero geniale. In effetti, scrostare la muffa dai bagni è la punizione perfetta per tre incorreggibili combinaguai. Il casco è proprio necessario? In fondo è solo un po' di muffa. Oh, ma certo, solo un po' di muffa. Infatti voi non avete paura, vero? Non riesco a trovare l'interruttore della luce, eppure deve esserci. Qui dentro è ancora più buio di quando chiudo gli occhi. Perché quando chiudo gli occhi vedo la luce attraverso le palpebre e dei puntini. Sto bene, ragazzi. Qui di muffa non ne vedo. Il compenso c'è una puzza da svenire. Forse nelle docce. Non vedo niente di verde, viscido e schifoso. In questo posto non si respira dalla puzza. Hanno detto che è una cosa verde? Sì. Che è viscida? Sì. È schifosa? Sì. Allora penso di averla trovata. Disgustoso. Credevo che la muffa fosse una cosa asciutta e pelosetta. Ah.
Direi che l'abbiamo tolta tutta. Sono distrutto, andiamocene via. Sì, bravo, ottima idea. Non sono sul divano. Cos'è questo odoraccio tremendo? È qualcosa che ho calpestato, vedi? Ma basta lavarle bene. Eh no, non credo proprio. Ma sono le mie scarpe preferite. Ma sono le mie scarpe preferite. Su, non te la prendere, caro. È inutile piangere sul cotechino versato. Latte, piangere sul latte versato. Guarda, ho qui un paio di scarpe molto più adatte a te. Correggeranno quel difettuccio che hai alla caviglia, perché sono ortopediche. Tiri, tiri, tiri. Cavolo, come sono fortunato. Non sono ancora da buttare. Hai bevuto il frullato che ti fa tanto bene? Zia, l'ho finito tutto. Era delizioso, vero tesoro? Buonissimo. Smettila. Che c'è? Cos'è stato? Cos'è stato? No. Sei stato tu? Sei stato tu? Cresciuta dalla muffa che avevo sulle scarpe. Tutti in piedi, tesorini, è ora di alzarsi. Lo so, hai ragione, è straziante. Bravo, sei già in piedi, bevi che ti fa bene. Dopo la ginnastica ti aiuterò a trovare un argomento per il progetto di scienze. Non preoccuparti, zia, credo di averne trovato uno che è perfetto. Bene, fra 5 minuti in giardino. Cosa? Ti piace il frullato? Allora sei cresciuta perché hai bevuto il frullato della zia? Beh, continuerò a dartelo se tu seguirai alcune regole. Devi restare sempre qui e nasconderti quando arriva la zia, perché se ti vede ti colpirà col disinfettante e per te sarà finita. È tutto chiaro? Credo che questo sia l'inizio di una bellissima amicizia. Scarpe, la tuta da ginnastica e il guantone da baseball. Smettila di mangiarmi tutto.
Wow! Jacob! Cos'era quella strana cosa? Si è mangiata il mio sapone! Cos'è tutto questo baccano? Niente, zia, va tutto benissimo. Cosa sta succedendo? Sapete tenere un segreto? Ta-da! È la cosa più schifosa che abbia mai visto. Quanto puzza. Infatti è bellissima. Sei proprio fortunato, Jacob. Ecco il mio progetto di scienze. Ma la zia non deve scoprirlo, butterà via tutto. Mi promettete di non dirglielo? Puoi contarci, qualunque cosa dia fastidio a lei per me va benissimo. Io ci sto. Io non parlerò. A me basta che tu me la tenga alla larga. La 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 la. Ve ne faccio un altro visto che l'avete già finito. La 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 la. Che cos'è questo odore pestilenziale? Niente, è stato Jacob. Zia, perché non vai un po' in salotto a riposarti? Ma che gentile, grazie, Noah. Oh, sta diventando enorme. All'inizio le bastavano i succhi della zia, ma adesso mangia tutto quello che le capita. Mi ha mangiato le scarpe da basket e le corde della chitarra. A me sono scomparsi il balsamo per capelli, il copriletto e ben 6 paia di scarpe. A me ha mangiato il libro di matematica e un golf che pizzica. Sì, dopo che li avevi cosparsi di zucchero e lasciati per terra nella stanza di Jack. Ti conviene fare qualcosa per fermarla. E subito. Sì, lo so, lo so. Quindi si tratta di un fungo e io so come farlo fuori. Sta scappando, sta scappando! Va in cucina, c'è quel succo che fa tanto bene. Sì, una caraffa con... Sono stato io a creare questo pasticcio. Non avrei dovuto tenere quelle scarpe. E io non avrei dovuto costringerti a buttarle via. Si poteva provare a lavarle.
E non avrei dovuto buttar via quel modellino, anche se era davvero... un covo di pericolosi batteri. E ora a che porto all'esposizione di scienze? Di sicuro alla fine troveremo qualcosa se ci frulliamo le meningi insieme. Volevi dire spremiamo le meningi? È possibile. E le pulci dove sono? Sono uscite dalla bottiglia e accidenti se pizzicano! Il mio progetto prende in esame uno dei suoni più forti che l'umanità conosca. Parti pure, zietta! Grazie ai miei esperimenti ho scoperto che la cornamusa disinfesta la casa dai parassiti! Adesso come si ottiene una coltura di muffa? Prima di tutto prendete un contenitore trasparente che potrete buttar via finito l'esperimento. Poi prendete degli alimenti. Potete usare frutta, verdura, pane, formaggio. Ma non usate carne o pesce perché puzzano veramente troppo. Lo so perché una volta ho fatto come il cane dei nostri vicini che si rotola nella spazzatura e ho scoperto che non è divertente come sembra. Un po' d'acqua accelera il processo. Dopo qualche giorno appare la muffa. Mettete del nastro adesivo intorno al coperchio per sigillarlo meglio. Visto? Diventa tutto verdura. Dopo due settimane la muffa smette di crescere e il barattolo è da buttare. Ma buttatelo sul serio e senza togliere il coperchio, perché se annusate l'aria che c'è dentro potreste stare male. Esatto, ciao e alla prossima. Arrivederci.